Sfida che mette, in, che, mette in, che mette contro Napoli e Monza. Fondamentali questi 3 punti che servono a Napoli per tornare forse in zona Europa e arrivare almeno da altre big. E invece il Monza vuole arrivare tra le prime 8 per la Coppa Italia. Per non fare le altre partite iniziali, attente a ottavi della Coppa Italia. Dunque iniziata la partita. Possesso azzurro, Simeone. Per Juan Jesus attacca subito il Napoli. Juan Jesus fermato. La fine la rimessa è del Napoli. Juan Jesus. Politano. Politano calcia di Gregorio. Clamorosa, che parata del portiere del Monza. Gross allontanato. Politano. Kvaratskhelia. La passa Kvaratskhelia, occhio d'Ambrosio, errore. La salva sulla linea, dopo ovviamente si verificherà. Dunque se è buono entrato si vedrà. Eccolo qui. Il pallone non è entrato. Salvataggio clamoroso di D'Ambrosio. Si vede che non è entrato, ora si vedrà. Completamente, guardate per quanto non è entrato, per veramente poco. Dunque, ritorniamo alla partita. Kvara, Monti, Di Gregorio para il tiro di Kvara, corner per il Napoli. Zielinski, la passa vicina per Politano. Politano, tiro murato. Poi Giulia spinge via, non è finito Napoli, Simeone. Perde palla, la situazione azzurra svanisce veramente. Zielinski. Zielinski entra in area, cross! Verso il colpo di testa di Simeone! Giovanni il Ciolito porta in vantaggio il Napoli. Su azione della ripartenza letale. Dunque 1-0. In favore degli azzurri, occhio al Monza che avanza subito. Petagna passa. Petagna! Meret, tra l'altro sta giocando Petagna che sta al Cagliari, non si sa perché. Simeone. Occhio, recupero di Juan Jesus qui. Inaspettato, il recupero di Juan Jesus. Juan Jesus va addosso a Di Gregorio e butta l'occasione a Napoli. Cambio di risultato da Firenze, 2-1 per il Toro adesso. Occhio, d'Anghissa! Zambo, Anghissa, 2-0 del Napoli. Siamo sul raddoppio, 2-0. Uno di recupero finisce qui. Il primo tempo di Napoli-Monza. Siamo sopra per 2-0. Vediamo se riusciamo a resistere. Forse ci saranno anche dei cambi nel Napoli. No. Inizia il secondo tempo. Eccolo il fischio. Napoli-Monza, secondo tempo. Occhio, qua ha pareggiato la Fiorentina. In frattempo da rimota, Petagna. Ciurria calcia Meret. Che parata questa, corner per il Monza, vediamo come va a finire. Corner battuto in mezzo, traversa, clamoroso sul tiro di Pessina, ancora lui, per Gagliardini. È finita l'azione del Monza, no? Caprari passa, palo, incredibile sfiga per Gianluca Caprari. E che occasione per il Monza, allora riparte Napoli. Lobotka, posizione regolare, scusa, Lobotka, Lobotka, non calcio, non passa, se non voleva più passare che tirare, finisce l'azione. Dunque Vlaovic fa pareggiare, no Vlaovic no, Nico Gonzalez fa pareggiare la Fiorentina. Dunque risultato 2-2 quando è il 70esimo. Ok, se invece dire, frattempo qui c'è il fallo. Con la munizione precedente di Rachmani, Gagliardini, Petagna, tiro murato, Petagna, Meret! Ma come stiamo rischiando? Secondo tempo, orribile da dimenticare.
Corner per il Monza. Ma in mezzo, Carlos Augusto. Bagagliardini di palo. O poi rischia l'autogol Rachmani, penso. Meret però blocca. Adesso perde palla. Giuria. Corner per il Monza. Nel frattempo vediamo anche i tifosi che ci credono. La loro squadra. Giuria in mezzo verso Pessina. Che sbaglia. Kvara riparte il Napoli. Praticamente sbilanciato il Monza. Kvara, Politano. Occhio a Politano. Politano è da solo. Politano. Politano in mezzo. Politano. Tiro deviato da... Non lo so. Tiro deviato da... Vediamo ora il replay di questa azione clamorosa per il Napoli. Ah, tiro deviato da Izzo, penso. Dunque è rimessa per il Monza. Il tiro dunque via non era deviato. Simeone. Calcia di Gregorio. Simeone ancora in mezzo. Grosso da dimenticare, nel frattempo 4-2. Guarda. Perde palla. Dunque sempre 4-2. Dopo tocca, occhio all'intervento perché può scattare il rosso qui. Intervento molto falloso su Lobotka. Cartellino giallo per Izzo, l'ex Toro. Punizione per il Napoli. Tiro orribile. Parate che corre la partita, allora finisce. Quando finisce? Finisce ora. Il Napoli batte 2 a 0 Monza. Occhio perché dobbiamo ritornare in partita. La Fiorentina sbilanciatissima contro il Toro che riparte Vlasic. Vlasic! Clamoroso! 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 Al 97esimo con 6 di recupero. Segna Vlasic. Doppietta di Vlasic. Primo 1-0 per il Toro. Poi è un altro del ritorno con il gol di Zapata. Poi 1-1 per la Fiorentina con il gol di Iconè. Poi 2-1 Toro con il gol di Vlasic. 2-2 con il gol di... Aspetta, aspetta di ricordare. Di Nico Gonzalez. E 3-2 con il gol di Vlasic, clamoroso, clamoroso. Dunque il gol del Toro è stato al primo minuto, il pareggio viola al nono e il gol del Toro tipo al settimo, no scusami al decimo tipo. Poi l'altro gol della Viola è stato al 69esimo e questo gol del Toro al 96esimo con 7 di recupero. Stasera c'è Genoa-Inter e Lazio-Frosinone, il derby. Comunque è premio sport.